una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Siamo in compagnia di Luigi Galotto. Luigi, gol contro la tua ex squadra, ma cosa più importante, un gol importante che ha messo la partita, non dico nella sicurezza ma nella tranquillità, poi alla fine grande prestazione da parte di tutti. Sì, è stata una gioia pazzesca perché l'ho cercato più volte e non andava, mi ha fatto due bellissime parate, poi mi ha annullato il gol. Quindi oggi veramente dicevo, mamma mia, non vuole entrare più la palla, però ci sono riuscito, sono felicissimo perché oggi c'era la mia famiglia, c'era la famiglia della mia ragazza, quindi sono contentissimo di questo risultato e del gol. E ti dico la verità, avevo sentito il polpaccio che avevo sentito qualcosina di strano ed ero giù. Ti dico la verità, ero giù, però ho visto Papo che era laterale, mi sono alzato di scatto, non ci ho pensato proprio e mi è arrivata la palla, l'ho cercato di stoppare indirizzandola poi per poter tirare e niente, ho fatto gol. Ma io sinceramente neanche, però la voglio rivedere prima di parlare e dire qualcosa che magari non è così, però secondo me io ero dietro Elia, dal momento in cui lui crossa io parto dietro, quindi secondo me il gol era regolare. Però l'arbitro mi dice che il guardalino mi ha visto oltre, va bene, accettiamo. Che vi siete detti prima della partita e adesso, dopo questo 2-0? Diceva Max, ci sono ancora tre partite, mancano 5 punti per la matematica. Che cosa vi siete detti? No, innanzitutto ci siamo abbracciati tutti quanti perché veramente no, non se ne poteva più perché tutte le cose erano contro. E quindi nel calcio tutto torna, no? Quindi ci siamo meritati sta vittoria, ci siamo abbracciati, abbiamo festeggiato perché è giusto che festeggiamo una grande vittoria, però non abbiamo fatto ancora niente ragazzi perché ancora ci mancano 5 punti per la matematica. Noi dobbiamo andare con l'obiettivo di andare a vincere con la Sicula e poi penso che i giochi sono quasi finiti. La qualità principale secondo me è cuore, grinta e gruppo, perché il gruppo fa la differenza questa squadra e grazie allo staff che da inizio del ritiro ci ha uniti. E veramente un applauso va a loro, perché siamo una famiglia. In questi momenti brutti erano non so quanti risultati che non vincevamo. Penso 5 partite. 5 partite. E quindi è brutto, eh. Una squadra che è abituata comunque a vincere, non sono arrivati i risultati, era veramente brutto. Però ci siamo riuniti e ce l'abbiamo fatta. La velocità? La tua proprio. No, la velocità di tutti, dai. No, tutti quanti. Ma ti dico la verità, noi ci abbiamo sempre creduto, perché se abbiamo dimostrato fino ad oggi che eravamo quella squadra lì prima o poi doveva riuscire. E quindi oggi ce l'abbiamo fatta, e meno male che ce l'abbiamo fatta con uno scontro diretto con la seconda in classifica, quindi penso che abbiamo fatto capire a tutti chi è la squadra che per adesso non ha mollato niente.